Ciao a tutti e a tutte. Oggi voglio raccontarvi come vorrei fosse il mio futuro. Sicuramente nel mio futuro non mi vedo piangermi addosso, come non mi piango addosso ora. Vedo la mia vita assolutamente normale, piena di progetti e di tante emozioni vissute. Mi vedo su un aereo in volo per Londra. Londra, una meta per me sempre desiderata. Mi vedo sul punto più alto del London Eye a osservare le rive del Tamigi e il tempo che passa senza che io me ne accorga mentre giro per la città e per i negozi. Mi immagino cantare e prendere lezioni di canto, sogno che spero si realizzi perché purtroppo finora per vari motivi è stato irrealizzabile. Mi immagino seduta davanti al tablet a scrivere, anche solo per me stessa, dando sfogo alla mia creatività. Stavo ancora lì, a dire no all'arroganza di chi si sente superiore e giudica e maltratta le persone considerate diverse dalla società. Ma avrò anche la saggezza di tacere davanti alla stupidità di certe persone. Mi immagino a nuotare nell'azzurro infinito del mare, con la luce del sole che mi illumina il viso e io mi dileguo nel profondo del mare, estraniandomi per qualche minuto dal mondo. Mi immagino ad abbracciarvi tutti, tra commozione, risate e sorrisi, tutti amici fra i miei amici, che ogni giorno mi allegrano la vita. Mi immagino ad asciugare le lacrime di bambini e adolescenti che non trovano più un buon motivo per vivere la loro complicata vita, ma soprattutto mi vedo ancora io, nella mia semplicità e sensibilità di sempre. Io saluto anche alcune persone, che sono Eleonora Ladu, Martina Moreschi, Andrea Palazzi, Friends & Co., Matilde Bartolini, Giada Chiariello. Se vi è piaciuto questo video, mettete un bel pollice in su. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!